Stiamo lavorando per allineare le sanzioni ai parametri europei, perché le sanzioni che avevamo erano sproporzionate, illogiche, vessatorie, e a giudicare dai dati dell'evasione fiscale, che sono sostanzialmente rimasti immutati nonostante l'inasprirsi delle sanzioni, anche abbastanza inutili. Queste misure sono, come dicevo, espressione di una visione, la visione di un'Italia in cui il fisco finalmente viene visto come un alleato per la crescita e per lo sviluppo, un'Italia nella quale imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti, pensionati possano sentirsi supportati dalle istituzioni, un'Italia nella quale tutti remano nella stessa direzione perché hanno un obiettivo comune, che è far crescere insieme questa nazione. Era così prioritario per noi perché, a ben vedere, la riforma fiscale non è un semplice atto normativo, non è un complesso di misure tecniche, non è un ammasso di regole magari di difficile comprensione, riservato solamente agli addetti ai lavori. No, la riforma fiscale è uno dei perni attorno ai quali si costruisce e ruota il tessuto economico di una nazione. È uno degli strumenti con i quali lo Stato può aiutare la società a crescere e a prosperare, mettendo chi crea ricchezza, che non è lo Stato, questo va sempre ricordato, ma sono invece le aziende, il tessuto produttivo, i lavoratori, nelle condizioni migliori per produrre quella ricchezza. Perché più ricchezza verrà prodotta e più lo Stato potrà utilizzare la parte di quella ricchezza che gli compete per dare ai cittadini le risposte che i cittadini attendono. La riforma fiscale, cioè, è lo strumento con il quale lo Stato raccoglie le risorse necessarie a erogare ovviamente i servizi pubblici, a far funzionare la macchina pubblica, a rendere la società più equa, redistribuendo le risorse, particolarmente, come noi stiamo tentando di fare, a favore dei più fragili. Questo è quello che deve fare un sistema fiscale. Un sistema fiscale non nasce per soffocare la società, ma nasce per aiutarla a prosperare. Non è uno strumento attraverso il quale lo Stato si impone sul cittadino, ma è uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato può dare risposte ai cittadini. Non deve opprimere le famiglie con regole astruse, incomprensibili, un livello di tassazione ingiusto che non corrisponde spesso al livello dei servizi che poi lo Stato eroga con le risorse che raccoglie. Il sistema fiscale deve chiedere il giusto e deve saper usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che userebbe un buon padre di famiglia, e cioè con buon senso, con lungimiranza, senza sprecare quelle risorse.